per escludere una lesione al nervo mi ha fatto l'elettromiografia. E non ho mai visto un dottore in cui ho la suoneria del telefono con un brano di Chopin nel pianoforte. E così parlando abbiamo chiacchierato sulla musica, sulla funzione della musica e sul potere, che non è niente di soprannaturale, anche se lo è, ma anche noi siamo soprannaturali, perché non si sa neanche dopo dove andremo a finire. La musica rimane. E così l'ho invitato nella serata più importante dedicata allo strumento del pianoforte a illustrarci in modo sicuramente più scientifico del valore della musica in questa testa, al cranio. Dottor Antonacci. Buonasera. Cercherò di essere abbastanza breve perché gli argomenti sono complessi e renderli semplici non è cosa facile. Allora, partiamo da un concetto abbastanza che potrebbe sembrare elementare, e cioè che cos'è ciò che noi ascoltiamo? Sicuramente il cervello decodifica delle vibrazioni meccaniche e quindi fornisce delle informazioni più vicino? Fornisce informazioni che non sono altro che il frutto di una decodifica neuronale. Cioè, in sintesi, le vibrazioni si trasformano all'interno delle nostre strutture nervose in suoni, parole, rumori più o meno gradevoli. Come avvenga tutto ciò è ancora oggetto di studio, anche perché, come detto anche antecedentemente dalla direttrice artistica, in realtà un lasso di tempo molto breve quello in cui la neurologia si sta occupando della musica. La musica è stata sempre considerata un qualche cosa di ludico, quindi un qualche cosa da, non dico da evitare, ma insomma da studiare, però ponendolo alla periferia. È qualche anno che vi sono delle applicazioni neurologiche nell'ambito della musica e sviluppo eventualmente di metodiche che possono studiare di come il cervello risponde a determinati stimoli. Anche scrittori quali per esempio noti a livello nazionale e internazionale come Oliver Sacks hanno prodotto in letteratura dei libri abbastanza divulgativi, per lo più riportando dei casi clinici scritti in modo molto semplice, che fanno però capire di come il cervello interagisce con la musica e viceversa. Forse nel libro Musicofilia il caso più emblematico è quello riportato sempre da Oliver Sacks di un artista, di un musicista, il quale dopo essersi ammalato di un'encefalite erpetica e quindi aver avuto dei danni encefalici gravissimi, e avendo perso la memoria, tutta la memoria antecedente, era tuttavia in grado di suonare perfettamente tutti i pezzi classici acquisiti prima della malattia. Come avvenga tutto questo non si sa ancora. Indubbiamente l'avvento di nuove metodiche come per esempio la PET, quindi la tomografia ad emissioni di positroni, che è una metodica che consente di studiare il funzionamento del cervello in senso dinamico, e cioè vedere la risposta vascolare, quindi di aumento di irrorazione del sangue in alcune aree del cervello per stimoli specifici, ha consentito di stabilire quali sono le aree coinvolte e le aree che rispondono a suoni, melodie oppure parole. Brevemente, ad oggi si sa questo, che singole note o scale musicali prodotte da strumenti vengono decodificate nelle aree temporali, cioè in un'area che è sita nell'emisfero dominante ed è l'area, diciamo, musicale primaria, la quale consente appunto la decodifica di singole note o di scale musicali, mentre nell'emisfero
non dominante, quindi nell'emisfero destro, avviene la decodifica sempre in aree temporali delle melodie musicali. Però noi tutti sappiamo che la musica non è semplicemente una decodifica di vibrazioni e basta. Un pezzo musicale è in grado di darci anche delle sensazioni. Sappiamo tutti che la nostra risposta, per esempio, all'ascolto di un pezzo rock è diversa rispetto alla nostra risposta a, non so, una ninna nanna, un pezzo classico, romantico, eccetera. Come avviene tutto ciò? Chiaramente c'è un intervento anche di altre aree, aree frontali in questo caso, che sono aree di emozione. Quindi la decodifica delle vibrazioni e dei suoni implica l'attivazione di un circuiti complessi, che non sto nemmeno a citare perché non mi sembra la sede, che comunque coinvolgono sia aree strutturali temporali, quindi della memoria, sia aree strutturali frontali, quindi delle emozioni, che non agiscono singolarmente, ma agiscono tutte integrate tra di loro. E danno quindi delle risposte che non sono semplici, di semplici decodifiche, ma anche di emozioni. Ora si sa anche che l'esercizio di queste aree, quindi l'esercizio dell'ascolto della musica e quindi delle decodifiche nelle aree musicali primarie, le proiezioni attraverso i circuiti sottocorticali in aree frontali e anche l'esercizio musicale, quindi attraverso dei circuiti che proiettano sulle aree della scrittura e della produzione del movimento della mano, ecco, orbene, tutti questi esercizi consentono lo sviluppo di queste aree, ma praticamente dell'integrità delle strutture cerebrali citate antecedentemente, dell'emisfero dominante e non dominante, decisamente superiori rispetto alle persone che non esercitano, non si esercitano nell'ascolto della musica e nell'esercizio di strumenti musicali. Quindi, e così ho concluso la mia breve relazione, tutto questo per dirvi e confermarvi ciò che è stato detto anche antecedentemente, cioè che esistono dei supporti scientifici ad affermare che l'esercizio dell'ascolto e dell'esercizio di strumenti musicali effettivamente produce dei miglioramenti e delle implementazioni corticali decisamente superiori rispetto a chi non esercita l'ascolto musicale e la produzione musicale. Grazie, avrei finito. Ringrazio il professor Roberto Antonacci, neurologo. Io ho invitato lui il 9 settembre, qui, cioè l'ultima giornata del festival, dove sarà presente Andrea Castelfranato. Vi ricordate quel chitarrista geniale che suona tre chitarre contemporaneamente? Lui in questo momento sta in Danimarca facendo una tournée e chiuderà la sua estate qui a Pescara all'Aurum, e per l'occasione il dottor Antonacci riceverà dall'Associazione Musicarte Amnesty International, appunto il Quirinale che ho citato prima, una onorificenza, perché quello che ha detto sono parole sacre, sacrosante. E sicuramente avrà un seguito, ho in mente di fare anche una serie di incontri, perché la scienza e l'arte non devono essere due cose scisse. Ricordiamo, lo stavo dicendo con te al telefono, il grande Einstein, lo scienziato fisico Einstein suonava il violino, e in un suo libro ha scritto che lui non scopriva la relatività se non attraverso il violino, con i suoni piano, pianissimo, forte, fortissimo. Quindi è stata testata anche da grandi che non sono soltanto musicisti. Ringrazio ancora il professor Antonacci e auguro un buon ascolto delle note, dei brani bellissimi che questa sera sono proposti dai pianisti talentuosi, Mirko Candeloro, Stefano Monini,
Paolo Mariani. Sara Galassi è una pianista bravissima, infatti ho detto, lei è molto più giovane di me, sta iniziando un po' sulla mia strada, cioè ha un problema al tendine, gli si è bloccato il pollice così a un concerto, mi ha telefonato disperata che non potevo suonare, perché io ne so qualcosa, perché ogni volta mi dicono di suonare, ma io in questo momento non posso, quindi mi dispiace molto, ma è giusto che presente e verrà anche premiata questa sera, perché è come se suonassi anche tu, quindi con l'augurio che ti possa ritornare a posto, perché ecco, una cosa che la medicina non ha fatto e non fa in Italia, forse non c'è la volontà, ma figuriamoci, la branca della medicina dello sport, alle Olimpiadi c'erano 15.000 fisioterapisti e noi musicisti, chi suona il violino così, chi suona il violoncello così, noi pianisti siamo tutti sgobbati, non abbiamo una tutela di nessuna medicina della musica, figuriamoci. E quindi sono problematiche che non devi comunque giustificare, anzi. E poi Maria Teresa La Farciola, appunto. Iniziamo questa serata così raffinata, le stelle non ci sono, ma le stelle sono i pianisti stessi, con Mirko Candeloro che di volta in volta mi presenteranno il programma musicale appunto del concerto. Grazie ancora, buon ascolto, e faremo poi un piccolo intervallo a metà con la presenza delle due grandi associazioni che ho citato prima. Grazie ancora, Mirko Candeloro.